La nautica spesso è vissuta in chiave maschile, tant'è vero che termini come capitano, skipper, armatore sono maschili, però la nautica moderna è spesso appannaggio anche di aspiranti lupi di mare al femminile. Ne parliamo molto volentieri con Erika, armatrice di una 43 STC, che sta aspettando di ricevere la nuova 50 Bluefly. Come nasce questa passione? La mia passione nasce fin da bambina, quando con la mia famiglia andavo al mare, ero molto affascinata dalle imbarcazioni viste in porto, l'ormeggio, e poi con mio marito, per fortuna, ho avuto l'occasione di partire da un piccolo gommone per navigare sotto costa in Sardegna e da lì dalla barca non siamo più scesi. Quindi nata e spontanea, però mi ha conquistato subito, ecco. Molto affascinante, ma la navigazione non è soltanto panorami, grandi baie, golfi, è anche vita di bordo, attività tecnica. Sappiamo che lei si impegna spesso, anzi, entra in sala macchina più di una volta. Ci può raccontare questo suo coinvolgimento? Guardi, sì, è stato probabilmente un caso, un po' la mia figura un pochettino più esile mi agevolava un pochettino nell'entrare in sala macchine, e quindi poi mi è sempre interessato un po' capire come funzionassero i macchinari a bordo e l'impiantistica, eccetera. Quindi unendo le due cose, forse ho preso un po' questa figura di tecnico di bordo, così volontariamente, ma mi ha appassionato molto e adesso tuttora proseguo, ecco, insomma, mi occupo un po' all'interno della barca verificare il funzionamento degli impianti, in maniera molto semplice, ovviamente. Beh, ci può raccontare un episodio dove questa sua attitudine comunque è stata utile? Sì, ecco, l'anno scorso, prima di partire per una piccola crociera, abbiamo acceso il display di naviga con gli strumenti di navigazione ed effettivamente abbiamo verificato che i flap non erano segnalati, non funzionava la segnalazione dei flap. Sono in fondo alla sala macchine, bella poppa, e io così mi sono calata, ho semplicemente staccato gli spinotti, li puliti, li attaccati e così il display è funzionato. Quindi nel piccolo, ecco, mi sono data da fare Bene. anche questa volta. È un episodio in cui diciamo che è stato notato il suo coinvolgimento nautico in un ambiente così tradizionalmente maschile. Sì, quando arriviamo in porto in fase di ormeggio, mentre mio marito gioca col joystick dell'Absolute, degli motori PS dell'Absolute, io sono quella che mi occupo delle cime e quindi drappa di prua, cime a poppa e sono io che saltello a destra e a sinistra sulla barca e procedo all'ormeggio fisico, mentre mio marito semplicemente muove il joystick. Quindi devo dire che questa cosa lascia un po' a bocca aperta gli armatori delle barche a fianco, ecco, che vedono una figura femminile tutto sommato con i guanti pronta a completare l'ormeggio. Sì. E per quelle signore che vorrebbero avvicinarsi al mondo nautico, ma magari non hanno ancora trovato l'opportunità, l'occasione giusta, quale consiglio darebbe? Semplicemente lasciarsi trasportare. La nautica penso conquisti sempre tutti, stare sul mare è sempre bellissimo. Poi non so, magari iniziare da un piccolo gommone, visitare qualche salone magari col proprio compagno e basta, poi sicuramente la nautica conquista, basta lasciarsi andare, ci si appassiona subito. A proposito, lei sta aspettando la nuova Absolute 52. Cosa si immagina? Cosa Sono aspetta? in trepida attesa, visitando vari saloni ho semplicemente potuto appurare che del Sementio è probabilmente l'imbarcazione più bella, quindi l'attendiamo con grande ansia e mi aspetto di fare una grande estate, insomma, gli spazi designer è veramente al 100%, motori PS totalmente affidabili, insomma, grandi crociere, grandi feste a bordo, molto entusiasmo. Bene, grazie Erika e buona navigazione. Grazie a voi. Ampio spazio qua fuori, ma cosa servirà? Beh, adesso noi stiamo allargando la superficie produttiva perché i mercati ci stanno seguendo nei nostri impegni, nelle nostre iniziative, riceviamo sempre più richieste.
e quindi stiamo allargando la superficie produttiva, uno spazio di terreno che prima era a nostra disposizione, ora lo stiamo allestendo, lo attrezziamo e fra poco sarà utile per la produzione. Un nuovo magazzino quindi? Ma diciamo che è un'articolazione di diverse fasi di lavorazione. Absolute costruisce tutto in casa, tutto il ciclo produttivo è fatto qui, quindi abbiamo bisogno di spazio per le varie fasi di lavorazione, dallo stampaggio all'allestimento, allo stoccaggio e così via.